La scienza negli ultimi secoli ha smascherato i segreti del genoma umano, dell'universo, della natura. Ha inventato internet, i cellulari, il pinguino Pino. Ma quello che non è ancora riuscito a spiegarci è perché è impossibile leccarsi il gomito. Non ci arrivo. Ma è realmente impossibile leccarsi il gomito? Realmente la scienza non sa spiegarci il motivo? Pensate che c'è un'associazione che studia esattamente questo fenomeno. La ACP Zemi Gospeli ha fatto delle scoperte sensazionali. Guardate un po'. Il problema è sempre lo stesso. Non è che la scienza non abbia trovato una motivazione al fatto che non sia possibile leccarsi il gomito. Semplicemente vogliono tapparci gli occhi e farcelo credere. Ma io ho continuato per una vita i miei studi e ho scoperto che in realtà, fino a 1000 anni fa, tutti gli uomini erano in grado di leccarsi il gomito e nei periodi di carestie si usava nutrirsi della sporcizia residua nella parte più esterna del proprio braccio semplicemente leccandolo. Questo però era diseconomico per i potenti del mondo, i cosiddetti illuminati, che si arricchivano vendendo cibo ai poveracci. Dunque si accordarono con gli alieni della razza grigia per uccidere chiunque osasse leccarsi il gomito. Quindi lei mi sta dicendo che l'uomo moderno non riesce a leccarsi il gomito a causa di un accordo tra alieni e illuminati? Lo confermo, non è di certo l'unico indizio che ci spinge a credere nell'esistenza di un complotto che miri alla realizzazione di un nuovo ordine mondiale. Altri segnali possono essere ricercati in altri ambiti. Gli alieni della razza grigia sono tra noi. Lei ha mai sentito pronunciare in modo strano alcune parole, come ad esempio Piazza Cavour, Psicologia o Footlooker? Sono tutti messaggi subdoli lanciati da una razza che ci domina. Ha mai visto questa faccia? Come mai, secondo lei, su Facebook i ragazzi nelle foto vengono ritratti sempre con questa espressione? Perché abbiamo a che fare con alieni? E secondo lei come mai non esistono cuccioli di piccione? Ne ha mai visto uno? Certo che no, sono tutti delle stesse dimensioni, perché sono creati in laboratorio, per controllarci. Capisco, ed immagino sia per questo che i libri fotocopiati dopo 3 settimane di studio si sfilano dagli anelli. Professor O'Connor, torniamo al discorso sui gomiti. Certo, insomma, dal 1100 circa leccarsi il gomito è diventato un tabù per la razza terrestre. Chiunque lo facesse veniva rapito da Jay-Z e fatto morire di una morte terribile. Quindi l'umanità, per un principio darwiniano al contrario, ha semplicemente disimparato l'arte di leccarsi il gomito. Nel bel mezzo dell'intervista col professor O'Connor succede qualcosa di imprevisto. Pronto? Al telefono era un misterioso informatore che diceva di avere delle notizie interessanti da confidarmi. Io lo conosco, uno che riesce a leccarsi il gomito. Il nostro informatore ci ha dato orario e luogo in cui possiamo incontrare quest'uomo d'altri tempi. Ed eccoci qui con questo soggetto che per ovvi motivi preferisce rimanere anonimo. Prego, cominci pure la performance. Prima di iniziare le posso chiedere una cosa? Certo, mi dica. Si può spostare dalla luce? Perché? Perché ho paura degli illuminati. Guardi, la luce purtroppo ci serve per continuare l'intervista. Prego, prego, cominci. Straordinario. Io la ringrazio molto per il suo coraggio e la sua disponibilità e la saluto. Si figuri, sono contento che questa cosa stia venendo a galla. Oggi, grazie al professor O'Connor e questo coraggioso signore, abbiamo imparato che prima l'uomo era in grado di leccarsi il gomito, ma che oggi solo pochi eletti riescono a farlo. Per questo vi dico, aprite la mente e spingetevi oltre i vostri limiti, cancellate la parola impossibile dal vostro vocabolario, perché è solo un'incudine che pesa sulle vostre ali. E l'uomo può tutto senza incudini.